racconta il mondo, si parla di viaggi con veri viaggiatori, persone che io amo dire normali che fanno cose speciali. E il caso del ragazzo che facciamo entrare adesso è un ragazzo giovane che studia e appena ha un attimo libero ha una grande passione per i viaggi. Ha creato proprio un suo blog di viaggi perché ha visitato più di 40 paesi del mondo e devo dire la verità, li sa raccontare molto molto bene. È venuto a trovarci Luca Vitiello. Accomodati nel nostro salotto che si riempie. Luca, arriviamo a noi, perché questo è un programma dove si creano legami, si fanno grandi progetti. Prima con Enrico Bertolino si sono messi d'accordo che Marco andrà in Brasile con il suo drone per fare un filmato in questi territori bellissimi e adesso lui cerca una compagna di viaggio per andare in Kazakistan. Tu che cosa vuoi fare? Cerchi compagni di viaggio, compagne? Io sono sempre pronto a partire, quindi sempre pronto e disponibile con chiunque. Ah, tu sei proprio aperto! Assolutamente. Ma hai già deciso quale sarà la prossima meta? No, ho dei desideri chiaramente, ma non ho ancora deciso quale sarà la prossima. Anche perché io te lo devo chiedere comunque, no? Cioè, viaggiare è un lusso. Quindi tu sai, come fai a viaggiare? Dipende da come si viaggia e in questo caso, per esempio nel caso del Brasile, la cifra che ho speso non è stata eccessiva. E sono stato a casa di alcuni amici lì a Rio de Janeiro e basta prenotare con il dovuto anticipo, ma non eccessivamente in anticipo, sì. E si riesce a organizzare un bel viaggio senza spendere troppo. Perché lo ricordo, Luca Vitiello è uno estremamente concreto, ha questo blog di viaggio molto seguito, racconti benissimo i viaggi, quindi il nostro diario di viaggio che facciamo con te lo facciamo partendo da alcuni itinerari che tu hai fatto che ci hanno colpito particolarmente, perché Luca è arrivato, come ha appena detto, a Rio de Janeiro, però per prima cosa non è andato alla scoperta della Rio più turistica, poi ovviamente ha visto anche quella perché è una città certamente molto bella, no? Però è andato in posti dove i turisti difficilmente vanno e ha portato delle immagini davvero molto belle. Sì, sono stato, parli delle favelas, no? Esatto. Sono stato in due favelas, in effetti sono stato nelle due favelas un po' opposte, perché sono stato nella più grande e in quella più piccola. Allora facciamo una cosa, facciamo partire subito le immagini della prima favelas, sì, girate da te, le immagini di questa favelas che si dice esattamente Rossinha di Rio de Janeiro, così tu mi descrivi esattamente quello che stiamo vedendo. Allora è la favela più grande di Rio de Janeiro, anzi addirittura secondo alcuni è la più grande dell'intero continente sudamericano. Sì. Sappiamo che ci sono circa 75.000 persone che vi vivono ufficialmente, ma ufficiosamente la cifra dovrebbe superare le 200.000. Mamma mia. Noi dobbiamo pensare che in Brasile, ma in particolare a Rio de Janeiro, ci sono più di 900 favelas, quasi 2 milioni di persone vivono nelle favelas, stiamo parlando del 20% della popolazione, perché Rio conta intorno ai 9-10 milioni di abitanti. E in effetti io ho pensato che non potessi andare via da Rio de Janeiro senza aver visitato questa realtà. Però perché sei andato lì? Cioè, nel senso, tu hai detto voglio conoscere questa realtà, però ci sono anche pericoli in fondo, o no? Allora, sicuramente ci sono dei pericoli, anche se Rossinha è stata pacificata. Sì. È una delle favelas che sono state pacificate, per cui il governo spieghiamo ha preso, che cosa significa pacificata. Diciamo, le favelas sono famose per essere in mano ai narcotrafficanti nella maggior parte dei casi. In questo caso però Rossinha è stata, diciamo così, conquistata dal governo, per cui la polizia è riuscita a prendere il controllo. Certo. E quindi in un certo senso è un po' la situazione è meno pericolosa di altre. In ogni caso non mi piace, diciamo, parlare per forza male di queste realtà, perché in effetti ci permettono di comprendere anche cos'è effettivamente il Brasile,
perché se pensiamo che il 20% della popolazione di Rio vive in questa realtà, non possiamo ignorarla. Come anche facciamo? Perché sì, parlarne male, nel senso che è triste che esistano realtà del genere, ma certo, molte volte le persone che vivono in questi posti sono persone, per bene, onestissime, che sono semplicemente povere e non si possono permettere. Vedi, poi non è neanche detto che tutte le favelas siano comunque improntate al degrado e al malaffare. Ci sono favelas dove il narcotraffico non è mai riuscito ad attecchire. Tu sei andato in un'altra favela, sì, questa, ad esempio, di cui stavo parlando, che si chiama Vila Canoas. Canoas, e hai portato le immagini anche, sì, di questo luogo. È una favela che mi è piaciuta tantissimo, forse più di Rosigna, perché ci sono circa 3.000 anime che vi vivono, sempre, purtroppo. Sembra quasi un paesino. È quasi un paesino, fondo, ma sono, sì, tutti quasi dei paesini. E certamente vivono sempre in case fatte di mattoni e lamiere, però qui il narcotraffico non ha mai attecchito. Perché? Perché semplicemente le strade sono troppo strette per consentire agli eventuali narcotrafficanti di poter scappare velocemente dalla polizia, e quindi non gli è mai interessato questa realtà. E inoltre, proprio a Vila Canoas c'è un'associazione, un'organizzazione di beneficenza, io l'ho scoperto mentre mi trovavo lì, non lo sapevo prima, e loro operano proprio nella favela, fanno in modo che i bambini dopo la scuola abbiano un luogo dove poter stare, dopo scuola, addirittura ci sono delle sale computer, possono giocare a calcio, per cercare di farli stare quanto meno possibile in mezzo alla strada. In modo Perché bisogna togliere i bambini dalla strada. Esatto. Però tu ovviamente hai fatto un viaggio, come dicevo prima, anche alla scoperta delle emozioni, delle cose belle, delle cose divertenti del Brasile. E quindi Luca Vitiello non si è fatto mancare assolutamente nulla, ha deciso addirittura di fare un volo in deltaplano. In deltaplano su Rio de Janeiro. Ma tu eri già stato in deltaplano? Assolutamente no, prima volta. Prima volta, e non ha scelto una cosa proprio semplicissima. Però vedi, Rio de Janeiro si presta molto a questi sport estremi, perché come sappiamo è composta da questi morros, che sono le colline coperte da vegetazione. Ed in effetti, ecco, qui stiamo vedendo proprio il momento del lancio. Sì, e ci sei tu a bordo? Sì, ci sono io a bordo, eccomi. Ah. Non vediamo la tua faccia, o sì, un pochino ti si vede. È stato bellissimo. È stato bellissimo. E ci si lancia proprio Eccoti, da uno di questi... Eccoti, che saluti, esatto, proprio. Sì. Mi sembri un po' appeso, nel senso, tipo koala alla sua mamma, sì, koalino, sì, alla mamma. Un po' di paura c'è stata? No, paura no. C'è stato, diciamo, poco prima del lancio c'è stato un piccolo incidente, perché si erano, diciamo, scontrati un parapendio, un deltaplano. E ti sembra poco? Cosa è successo? Sì. No, loro stanno tutto a posto. Ah. Risolta, ecco, per il meglio, però certo in quel momento abbiamo avuto un attimo di... Hai detto quasi quasi cambio idea. No, in realtà non so, aspettavo che le cose andassero per il loro corso, diciamo. Certo, però mi sono detto non può succedere due volte nella stessa giornata, quindi l'incidente... Ma che bello questo modo di vedere le cose, Poi... Parliamo di musica. Abbiamo avuto Ismailan, abbiamo Ismailan con il Tribal Percussion, e Ismailan sostiene, assolutamente sono d'accordo, che la musica apre un sacco di porte, no? E anche lì tu ti sei buttato nel samba? Nel samba. Non ti vedo bene come ballerina. No, infatti non ho ballato. Ah, no. Mi sono astenuto dal ballare. Però sono andato alla scoperta di una grande realtà del Brasile, no? Quella del carnevale, delle scuole di samba. Sono andato alla scoperta della scuola della Portela. Tra l'altro proprio nell'ultimo carnevale si è classificata tra le prime. Per vedere effettivamente da vicino come funzionava una scuola di samba. Pensa che si preparano per mesi, addirittura 10 mesi l'anno. Sì, tutto l'anno. Tutto l'anno. La preparazione, io sono stato ad agosto, la sera in cui sono stato io, tra l'altro, apro parentesi, ero l'unico, insieme all'amico che mi accompagnava, l'unico turista, l'unico straniero all'interno della... Meglio! Per sé, fantastico. Appunto, ti stai immedesimato totalmente. È stata proprio per questo un'esperienza meravigliosa. E in quella serata, stiamo vedendo le immagini, avrebbero scelto la canzone che li avrebbe poi accompagnati nelle sfilate del Sambodromo di Rio de Janeiro. È stata davvero un'esperienza unica, perché mi ha permesso di entrare a contatto con una realtà molto diversa da quella turistica di Copacabana, di Ipanema, no? E mi ha fatto sentire però molto a casa, perché nonostante fossimo gli unici due stranieri, mi sono sentito davvero accolto, e ci hanno coinvolto, e si sono prestati anche le immagini, perché poi io prima di riprendere
a volte chiedo il permesso, per cui... Senti Ismaela, ma il carnevale è una curiosità, in Senegal si festeggia? È una sorta di carnevale anche in Senegal che si fa il giorno di Martedì Grasso. Sì. È come Mardi Gras in francese, e però lì un po' la gente si travestì. I uomini da donna e le donne da uomini. Ah, il contrario! E c'è anche un altro che si chiama, è un altro tipo di carnevale, però un pochino diverso da qui, si chiama Tajobon, è il nostro carnevale, anche questo. E i bambini vanno anche a casa dei vicini, è l'unico giorno che si può permettere di rubare un giorno. Ah, mamma vai mia! Lì e poi chiedi tipo un po' di riso, un po' di olio al vicino e che te lo dà. Se non te lo dà puoi anche andare a prendertelo a te e non ti portano mai alla polizia. È un po' come dolcetto scherzetto quasi, che uno va a bussare. Guarda, Giuseppe, hai delle domande, mi fanno cenno. Sì, ci ha scritto Serena Bernardo che chiede, è rimasta colpita dal racconto delle favelas e dice: ma non è pericoloso davvero, ci si può andare? E chiede anche come si fa a visitarle, ci sono delle guide? Assolutamente sì, innanzitutto non è pericoloso, se lo fosse eccessivamente certamente non sarebbe permesso andare, ma ci sono delle guide. Io mi sono messo in contatto via email prima di partire con una persona che si occupava proprio di questo, l'ho cercata su internet, in ogni caso per esempio sul blog ho dato proprio delle informazioni per poter visitare le favelas, quindi assolutamente sì. Quindi, scusa, poi è molto pratico, dimmi. No, dicevo, ha citato il blog, quindi mi sembrava giusto anche per quelli che magari vogliono approfondire, ricordare. Il blog si chiama World Trips, si trova all'indirizzo viaggiandoconluca.it. Viaggiandoconluca.it. Bravissimo, Luca Vitiello. Però io vorrei avere ancora qualche minuto per far vedere le cascate Iguazù, perché poi tu hai lasciato anche, ce la faccio ancora qualche istante, hai lasciato anche Rio, sei andato a buttarti in questo spettacolo della natura che sono le cascate Iguazù, fra le più belle del mondo. Sarebbe e anche di queste cascate hai portato delle immagini. Assolutamente sì, perché sono una delle 7 meraviglie naturali del pianeta. Abbiamo una quantità di salti, addirittura 275 divisi tra Argentina e Brasile, l'80% si trovano nel lato argentino e invece il restante nel lato brasiliano, anche se proprio nel lato brasiliano c'è la cascata più grande, che è quella del Diao, la garganta del diavolo, sì. Con una portata d'acqua incredibile, un salto di 90 metri lungo 700, e pensa che il parco, oggi è parco nazionale chiaramente protetto, ci sono circa 400.000 ettari di foresta primaria, una biodiversità di animali e piante uniche al mondo ed è davvero incredibile. Io quando sono arrivato a Rio mi sono detto: sono qui, non posso non andare a visitare. Ci sono posti che bisogna assolutamente, una volta che sei arrivato lì. Allora, mi dicono che...